L'università ha accolto con favore, vede con molto favore, la creazione, questo progetto per ora di creazione del Parco della Conoscenza. È chiaro che avere un luogo deputato all'incontro delle varie competenze all'interno dei singoli ruoli, dove però il tema che viene focalizzato è quello dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, crea una serie di opportunità per tutti i soggetti coinvolti, certamente per il mondo delle imprese, ma anche per il mondo dell'università, che si vede, che è in grado di individuare un luogo fisico dove portare avanti i propri progetti di sviluppo e di ricerca tecnologica. E ricordiamo che intorno alle nostre facoltà della sede di Reggio sono nate direttamente dalle attività di ricerca dei dipartimenti numerosi spin-off e le sedi degli spin-off di queste società nate dall'innovazione all'interno dei nostri dipartimenti credo che debba essere naturalmente quello appunto di questo Parco della Conoscenza. All'interno di questo parco certamente potrebbe trovare collocazione anche Reggio Emilia Innovazione, che è la società a cui partecipano tutti gli enti locali e l'università stessa, creata una decina d'anni fa proprio con questo obiettivo. E poi naturalmente l'auspicio è che il sistema delle imprese comprenda appieno e si faccia motore delle opportunità che nascono con questa creazione, invitando e favorendo la dislocazione presso la sede dell'area nord delle iniziative di laboratori direttamente emanazione delle imprese. Aggiungo che il tema della internazionalizzazione, della necessità da parte del nostro territorio di attirare talenti sotto varia forma, ma anche sotto la forma di studenti universitari di valore e docenti esteri, è uno dei temi su cui anche il nostro Ateneo è molto impegnato e credo che che la creazione di un parco della conoscenza sia uno strumento importante anche per incentivare questa attività di internazionalizzazione dell'Ateneo e del territorio nel suo complesso.